Della Polizia di Stato, gestita in particolar modo dal gruppo Falchi della Scuola Mobile di Cagliari, che ha consentito di rinvenire un'adeguata quantità di sostanza stupefacente. Parliamo tanto di marijuana e tanto di hashish, la marijuana a carico di due cittadini nigeriani, di cui uno già oggetto di attenzione investigativa da parte del procedimento penale coordinato dalla DDA di Cagliari, l'operazione sull'invasione criminale nigeriana dei Calypso Nest, tanto che nella disponibilità di uno nigeriano abbiamo rinvenuto anche dei capi di abbigliamento identificativi proprio dell'appartenenza al gruppo dei Calypso Nest. L'attività è proseguita, a carico di un pregiudicato cagliaritano, in un box abbiamo rinvenuto un'adeguata disponibilità di armi, in particolar modo tre fucili con relativo munizionamento più altre munizioni di vario calibro per un totale di 700 cartucce, oltre adeguata sostanza stupefacente. Che idea vi siete fatti? Perché queste armi? Guardi, tenendo conto che oltre alle armi abbiamo ricevuto anche 5 mezzi, perché avevo 4 auto rubate ed una moto, ovviamente faremo le nostre ipotesi investigative se le armi, le auto potessero servire a porre in essere reati contro il patrimonio e rapina o meno, naturalmente su questo dobbiamo lavorarci d'intesa con la procura di Cagliari. Invece la presenza di un basco e di una, diciamo, di una divisa di riconoscimento della mafia nigeriana preoccupa gli investigatori? La mafia nigeriana è radicata a Cagliari? E che la mafia nigeriana fosse radicata a Cagliari lo ha testimoniato l'indagine coordinata di DDA di Cagliari, che è culminata nell'emissione dei 27 provvedimenti di fermo. Il rinvenimento ieri di alcuni capi di abbigliamento fornisce un ulteriore dato che il soggetto poi tratto in arresto effettivamente facesse parte di questa organizzazione criminale.